Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Movi Tutti dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio dei Monsters, il miglior gioco ragazzi per Android legato ai Pokémon, il miglior gioco MMO RPG Pokémon. C'è nessun altro al mondo, nessun altro gioco così bello ci sta facendo divertire così tanto. Questo è l'episodio 13, sì, dovrebbe essere l'episodio 13. Dovrebbe, l'episodio 13. Sono molto contento che ci stiate seguendo in così tanti. Dico ci perché il canale degli Italian Sharks non è gestito solo da me, ma siamo in teoria in 4, effettivamente in 3 che fanno video in 2, ma che vedete sempre in 1. In ogni caso, a parte le scale e tutta sta roba qua, in questo episodio ci occuperemo delle gilde, perché mi avete stressato un po' i maroni. Ma è anche vero che è arrivato il momento di creare una gilda, ragazzi. Li spendo io i diamanti, visto che sono con i big money, non perché shoppo, perché voi dite che io non shoppo una beniamata ceppa, avete capito? Ho shoppato un dollaro non è shoppare, mi serviva quel cazzo di Pokémon per fare il video. In ogni caso, se non siete ancora iscritti, trovate il link in descrizione per il canale di Telegram, il gruppo di Telegram, un gruppo pubblico, non è il gruppo dei Monster, porca di quella paletta, è il gruppo degli Italian Sharks, che poi la maggior parte della gente parli di Monster e di Pokémon, sono cazzi loro, ma non è il gruppo dei Monster. In ogni caso, spero che dopo il tutorial sul break non mi rompiate ancora le palle su come si fa a finire quella dannata missione, porca di quella zozza. Altra cosa che spesso esce fuori: il gioco non esiste in italiano, quindi non lo chiedete, non esiste, non c'è. C'è solo in inglese, quindi se volete qualcosa in italiano vi guardate sti video. Se vi sto sulle palle non ve li guardate, cazzi vostri, imparate l'inglese. Se preferite guardare me piuttosto che imparare l'inglese, guardate me. Mi pare ovvio, no? Detto questo, dopo la mia dose, diciamo, di minchiate, oltre quella che generalmente si fa nei gruppi di Telegram, vorrei proporvi una cosa. Domani che è domenica, se volete che facciamo un torneino qui su Hey Monster, scrivetemelo nei commenti con hashtag torneo. Con hashtag torneo, domani ci vediamo alle 18. Se insomma vediamo che c'è abbastanza gente per fare il torneo, ci vediamo domani alle 18 su Telegram per organizzarci. Quindi chi vuol partecipare a questo torneo, non si vince niente ragazzi, semplicemente faccio un video e sfido voi e facciamo sto torneo così at minchiam, cioè ognuno si crea una squadra di 6 Pokémon e mi sfida. Livello massimo 32 dei Pokémon, non di più, perché se no mi... no, 35, dai, arrotondiamo. Livello massimo 35, mi potete sfidare con una squadra a vostra scelta di 6 Pokémon, però dovete scrivere nei commenti hashtag torneo. Se non ci sono un numero sufficiente di persone, non si fa. In ogni caso, per organizzarci per il torneo, venite su Telegram, perché domani alle 18 ci organizziamo, quindi magari inizierà per le 18:30. Se non gliene fotte un cazzo a nessuno, che nessuno lo scrive e non lasciate un like, e non si fa il torneo, cioè è molto, molto semplice. Detto questo, allora, occupiamoci delle gilde, ragazzi. Le gilde si possono fare a livello 30. Noi siamo a livello 31, quindi possiamo farla. Allora, vedete un po', io sono andato in basso. Come potete notare, questa schermata viene fuori solo se siete in una città. Nel caso mio, io ho sbloccato solo due città, che sono Pallet Town, ok, e Viridian City. Ok, poi, no, bugia, anche Pewter City, però non so perché non mi fa mai andare lì. E io sono arrivato massimo alla route 8. Scrivetemi nei commenti a che route siete arrivati voi, giusto così per curiosità, per capire un po' come vi state muovendo. La prossima route sarà la route quella di Suicune, cioè tra un po' tante route arriverò a Suicune. Oh mio Dio, quante cazzo ne hanno inserite. Oh babà pia, ma ne hanno inserite proprio tante. Va bene ragazzi, sono un po' rincoglionito oggi perché sono stato fuori tutto il giorno e mi sento abbastanza rincoglionito. In ogni caso, oggi andiamo a creare la gilda. Livello 30 minimo per creare una gilda, ma entrate in quella cui sto creando io, perché sarà principalmente popolata da italiani, quindi voi italiani popolate questo server Psyduck23 di gente italiana, perché gli altri server dice che sono senza un cane di
nessuno. Se sentite un po' la musica in sottofondo andare a sminchia, è perché Ey Monster oggi ha deciso di sminchiarmi i coglioni. Però non ho il tempo di fixarlo, non so quale sia il problema. In ogni caso, creiamo sta benedetta gilda. To join this guild, the character... No, non voglio joinare una gilda, voglio crearne una. Come potremo mai chiamare la gilda degli Italian Sharks? Italian Sharks... Mi sembra abbastanza... Se riesco a scriverlo, mi sembra abbastanza ovvio. Ragazzi, per creare una gilda... Ah... Requirement for creating guild character livello 23, non 30, vi ho detto una cazzata, e 500 cristalli. Va bene, ciucciami i cristalli. Ecco qua! Mi ha ciucciato i cristalli. Minchia, ma alla velocità della luce me li ha ciucciati. E porca di quella paletta. Allora, League Point 800, Battle Point 800, Total Contribution 0. Non so che cazzo significhi. Quindi va bene così. In ogni caso, voglio vedere di... Oh... Oh, allora, scrivete, ma quante cose che mi dovete scrivere nei commenti, mi raccomando, fate un commento lungo, bello lungo, bello lungo, 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 e scrivetemi da 1 a 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qual è l'avatar che vi piace di più per la gilda, che lo selezioneremo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non è difficile, ok? Non vi sminchiate perché non è difficile. Cerco di capire qualcosa, come funziona. Appena capisco qualcosa vi dico. In ogni caso, con la gilda non so ancora in che modo si possono guadagnare punti gilda. Con i punti gilda si possono prendere le corde. Con 4 corde potete prendere le vostre cavalcature preferite e andare in giro sui vostri Pokémon a fare a cavallo, ok? Datemi qualche secondo che cerco di capire come funziona, perché anche per me è la prima volta. In ogni caso, fate richiesta per entrare qui nella gilda degli Italian Sharks, sta scritto qui, e io vi accetto sicuro. Ok, prima notizia sulle gilde, ragazzi. Più di 20 membri non possono entrare, quindi fate a gara, perché solo i primi 20 potranno entrare. Altri 20 li posso avere tra gli amici, quindi circa una quarantina di persone potranno starci appiccicate al culo. Non so se poi magari vediamo, se diventiamo proprio tanti, utilizzeremo Siete Spacciati per creare una nuova gilda, quindi una Italian Sharks Academy 2 o un qualcos'altro, in modo in cui potremo essere insomma più di 20, perché già sul gruppo di Telegram siamo 53, quindi diventa abbastanza difficile. Detto questo, ovviamente, oh scusami, ma porca di quella zozza, io ti avevo scritto qua la mia nuova descrizione, avevo esattamente scritto la gilda più italiana, più forte del server, e ovviamente un po' di pubblicità, quindi guarda i nostri video su YouTube /ittisharks, perché non me l'hai memorizzato, testa di una minchia bacata. Nickname contains sensitive content. Ma what the fuck? Ok ragazzi, per voi sembrerà passato qualche secondo, ma per me sono passati almeno 15 minuti, perché non so per quale dannato motivo ho dovuto reinstallare il mio cazzo di emulatore per PC, cioè io utilizzo Nox App Player, si è impazzito, forse l'hanno fatto un aggiornamento proprio mentre stavo registrando, io è impazzito il mondo, è successo il casino della Madonna, e nel frattempo è crashato pure i Monster, perché è passato, sai quando si passa da un giorno all'altro nel server, non so perché questo gioco è buggato e fai casino, e ho dovuto reinstallare tutto. Ok ragazzi, ho capito un po' di funzioni delle gilde. Allora, innanzitutto vi dico una cosa, che io sono entrato andando qui in Guild Hall, quindi potrete andare sulla vostra sulla gilda, fare la ricerca degli Italian Sharks, io vi potrò accettare. Potete fare Enter Territory. Ora sono nel mio territorio della gilda degli Italian Sharks, quindi voi che sarete fuori potete fare Enter Territory. In pratica vi porta qui in questo bellissimo posto, che è un po' carino, un bel posto carino, che sarebbe il territorio, la zona della gilda, dove c'è Mami Didi con Swentei come miglior contributo, grazie, sono solo io, e c'è Mami Didi come The Guild Leader, grazie, e l'ho creata io. Oltre a questo però vi voglio dire, ci sono diverse funzionalità della gilda, quindi vi spiego anche perché è importante entrare in una gilda. Partiamo dalla più banale. C'è la funzionalità Research, dove in teoria ognuno di voi potrebbe entrare. Allora, entrando qui, voi potete, vedete, ci sono diverse tipologie di Pokémon: Normal, Fighting, Flying, Poison, un po' tutti, insomma. Ok, che cos'è questa cosa? Ah, si può potenziare addirittura.
Unlock condition research of all attribute reaches level 3. Ah, ok. Quindi praticamente avanzando di livello con questi attributi, noi potremo sbloccare anche dei potenziamenti per tutti i Pokémon delle persone che stanno nella gilda, sulla staminina, sull'attacco, sullo special attack e così via. In pratica, vi faccio notare una cosa, per esempio. Se io voglio potenziare il livello del normal type, posso donare solo questi tipi di Pokémon qui. E vi fa vedere i Pokémon che voi avete nell'inventario. Attenzione che vi fa donare solo Pokémon dal livello B in su. Quindi state attenti, se non volete donare, cioè questi sono Pokémon vostri, quindi state molto attenti. Io proverò a donare un Parasect, vediamo che cosa. Add Exp, Gain Contribution 20. Boh, proviamo, donate. Add Exp 10 e donate this Pokémon. Ok, donalo. Successful donate. Ah, non ha avuto un cazzo di niente. E se dono un Charmeleon, quanto mi dà? Una merda di minchia! Molto bene, ragazzi, c'è bisogno di donare tanti Pokémon di livello B. Quindi contribuite alla gilda, perché sennò non arriveremo mai ai livelli alti. Altra cosa, se andate nella sezione eventi oppure nel territorio, insomma, vi porta un po' in giro, ci sono diverse tipologie di cose che si possono fare. Per esempio, il Guild Tree. Che Berry Tree. Che cazzo c'entra? What the fuck? What? Water time left. Che cosa? Peach tree livello 1, available 0 di 20, daily ripe times. Budding, blooming, mature. Ah, cioè se io gli do 10.000, che faccio? To water? Sì. Ok, per 120 secondi gli ho dato praticamente l'acqua a sto coso. Eh sì, ma dove cazzo me lo fa vedere? Each time you water the tree, 120 secondi will deduct from grow time and you will get 20 guild contribution points. Ah, in pratica, fertilizzando l'albero, ragazzi, riduciamo di 2 minuti, 120 secondi, in pratica, con dell'acqua, riduciamo di 2 minuti il tempo finché si passa al prossimo stadio. In pratica, arrivando allo stadio di maturità, ci dovrebbe dare questa roba qui. Fatemi vedere se ho detto giusto. Mentre se fertilizzate, quindi con i diamanti, non vi consiglio di farlo, vi riduce questo tempo di 10 minuti. E avete 100 guild contribution point. Se invece gli date l'acqua, avete solo 20 guild contribution point, che non ho ancora capito a cosa servono. Quando l'albero raggiunge la maturità, possiamo prendere le sue bacche e quindi possiamo prendere, diciamo, questo reward, che al momento sono diamanti, un po' di roba strana. Beh, interessante come cosa. Va bene. Vuoi sti 50.000? Che cazzo te li do a fare? Aspetto 7 ore e poi me lo pigio. Cioè, ma che cazzo se ne frega? Ragazzi, questo è uno stimolo anche a partecipare alla gilda, perché si formano, cioè voglio dire, si formano i contributi. Come la pensione, insomma, nel mondo reale, anche qui vi dovete creare i contributi e la pensione nel mondo Hey Monster. Guild Quest, questa sembra interessante. Ci sono delle quest di gilda. Attenzione che c'è l'available gift, e dammelo subito. Le quest si refreshano ogni giorno. Ok. After a guild quest is complete, reward will be sent to each member. Ah, fantastico. Quindi dovremmo, ragazzi, catturare 30 Wild Snubbull per avere tutta sta roba qua. Cioè, 50.000. Sto biglietto qua che non so che cazzo serve. Sta cassa qua che non so che cazzo serve. Tre casse di queste qua che non so che cazzo serve. Una caramella rara che per fortuna so che cos'è. E 5 Ultra Ball. Submit. Go to finish. Andiamo a vedere come si finisce. Dove cazzo li catturo questi Snubbull? È un bel mistero. Sia qui dentro. Regional Pocket. Oh my god! Ah, dove c'è da catturare Clefable? 30 Snubbull. Quasi quasi lì. Ma che palle, 30 Snubbull. E che due marroni, ragazzi, contribuite anche voi, perché mi rompo i marroni a catturarli tutti io. Ok, abbiamo scoperto anche questa roba delle quest della gilda, che diventa interessante contribuire tutti insieme anche a fare sta roba qua. Poi andiamo avanti. No, aspetta, devo entrare. Ecco, vedete, vi faccio vedere come entro nel territorio della gilda. Ok, detto questo, ci stanno altre cose importanti da scoprire. Guardian Pokémon. Andiamo subito a vedere che cosa ci dà questo Guardian Pokémon.
In pratica, che ti dobbiamo dare un Pokémon? Perché? Each guild member can place one Pokémon as guild guardian Pokémon. Ok, guardian Pokémon can move freely in guild territory. Enter guild only the 15 most Pokémon will be displayed. Praticamente, voi potete depositare uno dei vostri Pokémon. Solo i 15 più forti si muoveranno intorno nella gilda e si faranno vedere. Non so che minchia serve, però. Place, metti un Pokémon. Senti, non so che cosa gli combini. Quindi mettili un po'. Sempre un Parasect, ragazzi, perché non ho idea di che cazzo fa. Successfully placed. Ok, mi ha messo un Parasect. E mo'? A che cazzo servono i Guardian Pokémon? Ragazzi, se lo sapete, scrivetelo nei commenti. Forse ci troveremo i Parasect così in giro nella gilda. Ma va bene così, non ho idea. Ok, poi dopo i Guardian Pokémon c'è il Contribution Ranking. Oh, io dovrei essere super pro perché ho contribuito un casino. C'è Mamid, perché ci sta Mamid due volte? In ogni caso, da quello che ho capito, in base alla classifica, penso che vi dia dei reward, quindi deve essere molto utile. Addirittura fa una classifica per tutta la storia della gilda, quindi chi ha donato in generale di più e chi ha donato di più questa settimana. Figa anche questa cosa. Ultima cosa da scoprire sulle gilde è il log. Una bella amata ceppa, quindi possiamo anche evitare di scoprire. Sì, ma io voglio capire dove cazzo sta sto Parasect, no? Eccolo, ragazzi, ho trovato il Guardian Pokémon. Ma ciao, mio Parasect! Il Parasect di Mami di D sta facendo la guardia alla nostra gilda. Siamo tutti in mani tranquilli. Non mi sembra che un fungo con le chele possa fare. Cioè, sia molto pericoloso in questo. Ma mi scusi, signor Parasect, ma perché si nasconde lì sotto? Si facci vedere da Yuzuz. Signor Parasect, ma che minchia, ma perché si nasconde così? Beh, venghi! Eh sì, lo so, ho capito che lei è contento che l'ho messo guardiano della gilda, anche se è un Pokémon di merda. Però, venghi un attimo fuori. In ogni caso, ragazzi, penso di avervi un po' illustrato come funzionano le gilde, a parte alcune funzioni veramente inutili, altre sono molto carine. Una cosa molto importante. Ora, al di là delle minchiate, allora, da qualche parte ci dovrebbe essere il Mart, eccolo qua. Guild Store, guardatelo qui. Noi qui possiamo prendere, oltre a dei contratti che si possono prendere solo con i punti Gilda, attenzione. Vedete, si possono prendere le corde. Per esempio, un pezzo di corda di Rayon costa 3.000 punti Gilda. Ora, i punti Gilda, io già li prendevo anche prima. Un Dodrio, un pezzo di corda di Dodrio costa 2.500, per esempio. Ce ne vogliono 4 per sbloccare la cavalcatura. Anche se non mi ricordo più dove cazzo si va per sbloccarli. Però questi sono dettagli, voglio dire, prima o poi li troverò. In ogni caso, guadagnando punti gilda, che si guadagnano penso facendo le missioni della gilda o semplicemente stando in una gilda, potrete sbloccarvi queste cavalcature. Oh, Challenge Ring, interessante, hanno aggiunto queste nuove funzionalità. Gym of Champions. Oh, attenzione ragazzi, ci stanno delle nuove cose da esplorare. Attenzione, attenzione. Oh, c'ho l'energia da dare. Che dirvi? Dov'è la. Eccola, ecco, l'ho trovata. Vedete, per un Dodrio ho bisogno, per esempio, di 4 di questi. 4 di questi li posso comprare al negozio delle gilde quando escono con dei punti gilda. I punti gilda dobbiamo scoprire nel frattempo come si guadagnano, ma penso sicuramente facendo le missioni. Quindi contribuite tutti, entrate, fate richiesta per entrare nella gilda degli Italian Sharks e divertiamo. Ciao, Parasect, lascia la coda del mio Entei che mi fa incazzare, hai capito? Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Spero che ti sia piaciuto questo video. E lascia un like, commenta e condividi per sostenere la serie e sostenere il canale. Se non sei entrato ancora nel gruppo Telegram, fallo subito, trovi il link in descrizione. E se sei arrivato alla fine di questo video, scrivi hashtag Italian Shark Guild. Guild scritto come Guild, cioè come G. Ehi, mi è scappato il Parasect. Vabbè, anzi, hashtag Parasect Guardiano. Sì, dove cazzo è finito? Ma porca di quella zozza. Parasect, ma che cavolo, stavo facendo l'outro, ma neanche un outro in pace si può fare, ma non è possibile. Ma io non ci credo, ma guardate, guarda sti Pokémon di altri tempi. Ai tempi nostri i Pokémon non si comportano. Eccolo! Salve Parasect, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.